scarpa durability, questi 5 km non competitivi nascono nel 2012. Ci abbiamo già spento le 10 candeline, speso tanto tempo, tanta energia, coinvolto tanta gente. Mi piace il fatto che insieme ai supereroi e al gruppo di Escape Team, guarda come mi hanno conciato, come mi conciano. Colpa di Daniele Chiesa, però ogni anno partecipa sempre più gente. È una iniziativa che è nata da, da uno scherzo tra me e lei, e negli anni è cresciuta e sta diventando un evento anche a livello nazionale che ha creato un movimento in questi ultimi 10 anni. Da questi ultimi 10 anni sono nati un sacco di gruppi che vanno a fare maratone, mezze maratone, ultramaratone, spingendo carrozzine e portando i ragazzi disabili. Questo per noi è il risultato migliore. Qui a Vigevano siamo nati, qui a Vigevano tutti gli anni torniamo da 10 anni e siamo contentissimi perché ogni anno aumenta sempre la partecipazione delle associazioni, ma anche delle persone che normalmente non escono di casa e oggi hanno proprio il desiderio di venire a correre qua con noi. Tanti runners che prestano le gambe a chi non ce le ha o a chi non le può usare, quindi gente che viene a correre anche per spingere le carrozzine, e lo sport ancora una volta offre un momento di festa. Io da Milano ci vengo sempre stravolentieri perché per me Vigevano come se mi avessero adottata, insomma io qua mi sono allenata per le Olimpiadi. Non ci poniamo limiti, però invitiamo la gente sempre a partecipare col sorriso e con quella sana energia positiva che regala lo sport. È un po' di così, rilassatezza. Tutti devono avere la possibilità di scegliere se praticarlo o meno, anche chi vive con una disabilità. Signore e signori, Giusy Versace.